Abbiamo detto cernia, scorfano, pagro. Ok, poi? Gallinella. Gallinella. Scorfano. Altro scorfano. Spigola. Sì. Questo è un lombo di tonno. Ciao amici di Bracciami Ancora. Oggi sono a Brescia. Indovinate che sono venuto a fare? No, niente spiedo bresciano, ragazzi. Oggi mangiamo il pesce. Sì, vi vedo. Vai a Brescia a mangiare il pesce. Se parlassimo di pesce fresco, vi darei ragione. Ma oggi, ragazzi, assaggiamo il pesce frullato. L'avete mai assaggiato? Ne avete mai sentito parlare? Credo di no, perché c'è pochissima roba in giro. Beh, ragazzi, oggi vi racconto una storia bellissima. Questa storia nasce grazie a Massimo, che è uno chef laziale che ha aperto qualche annetto fa il 19, questo ristorante alle mie spalle. Eccoci arrivati, ristorante 19. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, lui è Massimo Nobili. Oggi trascorreremo tutta la giornata con te. Massimo, spostate un attimo. Ecco, soprattutto con loro. Perché a noi ci interessa, ragazzi, questa roba. Benvenuti al 19, benvenuti a Brescia. Inizierei, caro Massimo, facendo una panoramica dei pesci strepitosi che stanno all'interno di questa cella. Beh, oggi a pieno carico abbiamo 7 pesci appesi, dimensioni che vanno dai 2-3 fino ai 7-8 kg. Poi abbiamo un bel tronco di tonno che siamo sui 25 kg circa. E più in basso abbiamo dei berici o qualche sgombro che fanno parte di una sperimentazione. Ah, wow, fantastico! Là sotto c'è questa sperimentazione e sopra, ragazzi, questa meraviglia della natura. Cosa vuol dire frullare il pesce? Frullare il pesce innanzitutto significa è un metodo di conservazione diverso da come eravamo abituati ieri. Non ci stiamo mangiando pesce fresco oggi. Noi no, ci stiamo mangiando pesce maturato, pesce frullato, ok, che possa andare da 2-3 giorni fino a, sì, 2 settimane, anche 3 settimane. Però mentre noi chiacchieravamo, i fidati collaboratori di Massimo hanno messo sul tavolo tutti i pescetti che stavano in quella cella. Li andiamo a guardare uno a uno. Questa la riconosco, è una cernia, giusto? Bravo, vedo che hai studiato. Questa è una bella cernia, ha circa una settimana di frullatura, si avvicina ad una settimana. Già è cominciata a cambiare, si sta asciugando e ha una struttura meravigliosa. Questa può stare qui dentro ancora qualche giorno tranquillamente. Poi qui c'è questo pure, lo scorfano. Abbiamo 2 scorfani, entrambi, anche loro si avvicinano ad una settimana di frollatura e loro già sono pronti. Ma la cosa importante, frollatura eccetera, qui abbiamo una settimana il pesce del nostro maturatore. Possiamo utilizzarlo tranquillamente il secondo, il terzo, il quinto giorno. Cioè, è cambiato, sta cambiando molto da come eravamo abituati prima. La frullatura ci aiuta anche ad avere un componente, una struttura decisamente migliore. Già mi è venuta una domanda. Dopo 5, 6, 7 giorni il pesce puzza. No. Il pesce va male, in teoria. No, il pesce non va male. Il pesce non va male se utilizziamo una tecnica a monte, okay. Prima di tutto. Senza tecnica a monte andrebbe a male. Assolutamente sì. Nel frigorifero mio di casa andrebbe a male. Assolutamente. Voglio annusare, ok? Vai, stai facendo bene. Ma vediamo proprio l'interno del pesce. Ti aiuto un pochino, che odore senti? Allora, c'è un lieve e appena accennato odore di pesce. No, sento odore di pesce un pochino forte, ma non sento non è un cattivo odore. Ragazzi, questo pesce non puzza, ok? Anzi, ha un sapore, ha un odore tendenzialmente neutro. Tutto inizia dallo scorfano. Ah, sì. Allora, quello che abbiamo fatto è stato, appena arrivato, abbiamo tolto quelle che sono le branchie, quelle che sono le interiora, asciugato benissimo. In questo caso lasciamo quelle che sono le pinne. Io amo lasciarlo nello scorfano perché sono bellissime, ma naturalmente sono pulite, lavate in acqua salina e asciugate perfettamente. Però lo scorfano lo amo, ha un colore strepitoso, quindi è l'unico pesce in cui lo lascio. Massimo, questo è ciò che più si avvicina al concetto di bistecca come siamo abituati noi. Questo sì. È un trancione di tonno. Questo lo chiamiamo lombo di tonno e noi ci facciamo un gran bel piatto che è la fiorentina di tonno. E adesso vi faccio vedere anche come è all'interno. L'apriamo! Ah, fantastico! Ma ragazzi! È cambiato colore. Il colore cambia rispetto al tonno fresco. Assolutamente. Qui abbiamo assunto adesso anche un livello di delicatezza.
ne esce fuori un colore, quello che è l'arcobaleno. Questa carne qui fatta alla brace è strepitoso. Massimo, il nostro occhio su cosa deve cadere? Deve cadere sul riflesso. Il riflesso che si contraddistinguono questi lineamenti, questi colori molto vivi che fanno un po' pensare a quello che è l'arcobaleno. Questo che ci aiuta a realizzare un piatto e a innalzare quello che è il suo gusto, il suo sapore. Non me ce freghi. Sembra la favoletta, oste com'è il vino, è buono. E ti dimostrerò il contrario. Assaggiare, qui sì. Dobbiamo assaggiare. Condivido. Ragazzi, prima di proseguire però, momento dedicato allo sponsor, perché questo video è sponsorizzato dalla Mancini Market, un'azienda che, indovinate un po', vende questi frigoriferi per frollare il pesce. Non si può frollare il pesce in frigoriferi normalissimi, in frigoriferi casalinghi o nei normali frigoriferi che ci sono nei ristoranti. È necessario munirsi della giusta strumentazione e avere anche le giuste competenze. Ma se si vuole iniziare a frollare il pesce, non si può prescindere dai macchinari che vende la Mancini Market. La Mancini Market vende attrezzature per la ristorazione. La Mancini Market dovrebbe essere, ragazzi, il vostro miglior amico se avete un ristorante, perché, ragazzi, vi può davvero aiutare a vendervi la migliore strumentazione. Tra l'altro utilizza anche un sistema di pagamento molto interessante che vi viene incontro, il cosiddetto noleggio operativo. Pagate questa strumentazione un tot al giorno. Il consiglio che vi do è di seguire Mancini Market su Instagram, che sono molto attivi, e di andare sul loro sito dove vi daranno tutte le informazioni. Ci mangiamo la parte del filetto. Andiamo a filettarlo. Ovviamente quello che sono le parti dell'interiora sono state già tolte, e ti faccio assaggiare anche un patè di foie gras, e ti farò assaggiare anche quelle che sono le trippe. Questa è una pinna, bellissimo, lo scorfano c'ha dei colori che sono strepitosi, molto velenosa, eh. E adesso iniziamo a staccare il filetto, toglierlo definitivamente. Beccatevi sto filetto. Zero, anzi, se posso permettermi, è anche un po' profumato. Puoi vedere anche questa parte, com'è all'interno. Chiarissimo, limpido, è perfetto. Allora, ecco qua il nostro bel filetto di scorfano. Adesso Michele, io una parte te la taglio, te la vado a cucinare. Allora Michele, il filetto di scorfano l'abbiamo mandato di là e adesso lo stiamo cucinando e lo andiamo a assaggiare. Io voglio far assaggiare anche un'altra roba però, questa cernia. La cernia è quella che vedevamo prima, una settimana di frollatura. Dopodiché è stato filettato, abbattuto a meno 19 gradi per un giorno. Lo abbiamo fatto rinvenire all'interno del maturatore e adesso te lo faccio assaggiare crudo. Ma guarda, guarda molto bene i colori di questa roba qui, che cosa è diventato. È ancora tenace e croccante. Ecco. Questa è la cernia che ti facevo vedere prima, una settimana di frollatura. Ovviamente non è che dici è arrivata, no, però una settimana fa non era assolutamente così. Guarda che trasparenza. Vedo. Che consistenza, com'è tenace. E soprattutto a gusto è diventata burrosa. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati al primo assaggio della nostra cernia frullata 7 giorni. Sicuramente trovi un sapore delicato, burroso, tenace, ma nello stesso tempo cominci a identificare un sapore della cernia. Perché ti dico questo? Perché un pesce appena pescato, descrivere il sapore è un po' difficile. Questo crudo di cernia che mi hai appena dato si è amorevolmente aggrappato alla mia lingua, e il sapore di questa cernia non vuole andare via, perché mi sta rimanendo, Massimo, sta cernia in bocca. Per quale motivo? Perché il suo gusto, la sua profondità riesce ad uscire solo quando il tempo, la temperatura e l'umidità riesce a rilasciare i suoi gusti e i sapori, che sono imprigionati appena pescato. Un pesce appena viene tirato su ha una consistenza dura data dal suo proteggersi, dal suo fatto di non voler essere catturato, quindi le fibre muscolari si irrigidiscono e trattengono i sapori. Allora, una cosa però ci devo dire, ragazzi, adesso non è che qua sto smontando e voglio smontare una tradizione centenaria della nostra cucina che ha sempre proposto il pesce fresco, è un altro approccio. Massimo, chi è arrivato?
Qui abbiamo un carpaccio di scorfano, che è il fratello dello scorfano che ti ho fatto vedere prima. È stato abbattuto ovviamente per essere servito. Semplicissimo, olio, sale, un pochino di prezzemolo e due asparagi. Carpaccio di scorfano frullato 10 giorni, la porzione sono 80 grammi, 25 euro. Assaggiamo. L'impressione è come se fossi sbarcato, ragazzi, su un altro pianeta. Adesso abbiamo un midollo di manzo abbinato con un tataki di cernia frullata 11 giorni, accompagnata con della salsa guacamole. Qui entriamo già in un abbinamento che si avvicina di più ad alcune nostre proposte e ne esalta il suo sapore, ovviamente. Sì. Ragazzi, questa porzione di midollo e di tataki di cernia viene 22 euro. Quando lo mangiate dovete prendere tutto insieme, praticamente. Eccolo qua. È equilibrato, ma ha personalità e si sente la cernia. Sul finale emerge la cernia. È un c***o di piatto ben strutturato che ha la sua personalità, dove la protagonista è la cernia. Ecco qui andiamo a toccare il canale che vi dicevo prima, quando si utilizza gran parte del pesce. L'interiora, nella fattispecie, abbiamo un patè di San Pietro, utilizzando il suo fegato, processo classico del foie gras, abbinato a del pan brioche e cipolla caramellata. Qui, per agganciarsi, che utilizziamo veramente tutto. Ragazzi, sto mangiando fegato di San Pietro, mai mangiato in vita mia. Vediamo un po' cosa aspettarci. Ho trovato uno che mi ha messo in difficoltà. Ho difficoltà a descrivervi questo piatto. Tu che l'hai creato, l'hai ideato, spiegami questo piatto, perché io se non ci arrivo. Allora, è molto semplice. Che mi sono appena mangiato? Allora, tu hai mangiato un patè di foie gras di San Pietro. Molto semplice. Appena arrivano questi San Pietri, stacchiamo tutte le interiora. In questo caso dividiamo quello che è il foie gras e iniziamo il classico procedimento per farne il patè. Fondo di scalogno, il suo fegato di San Pietro tagliato a cubettini, si fa andare, rosolare, lo facciamo ridurre, sfumiamo con il porto, con l'aggiunta di burro viene mantecato. Piccoli quantitativi, si lascia montare, raffreddiamo e questo è il risultato. Esattamente, confermo, gusti che non conosciamo, infatti io non ho gli strumenti in questo momento per spiegartelo questo piatto, se non per dirti che mi è piaciuto, 100 volte torno qui, 100 volte lo riordino. Allora, qui proseguiamo il nostro percorso verso questo mondo poco esplorato delle interiora e in questo caso abbiamo una trippa di gallinella alla romana. È un po' delle mie origini. Le abbiamo portate qui. Ragazzi, la mia curiosità è a mille trippa di gallinella alla romana, ma chi cacchio l'ha mai assaggiata, ma chi cacchio nemmeno immaginava che potesse esistere un piatto del genere, ragazzi. Trippa di gallinella alla romana. Ma io tutta la vita, guarda. Assaggiamo. Hai fatto una trippa di mare. Bravo, là. Bravo. Una malentissima, meravigliosa, strepitosa trippa di mare. E da quello che magari potevamo immaginare, un sapore forte, un sapore troppo... Ma che, delicatissimo. È delicatissimo. Questo, ragazzi, è un piatto che andrebbe fatto assaggiare ai ragazzini, ai più giovani, per far capire che del pesce non si butta niente e l'approccio di Massimo è un approccio ok. Altro giro, altra corsa, Massimo, che è arrivato? Ok, questo qui è lo scorfano che avevamo preso in considerazione prima, sempre lui poverino. L'abbiamo fatto alla plancia con crema di topinambur, abbinato leggermente con una sua demi-glace di pesce, ovviamente con le sue lische frollate anche loro. Si evince quello che è la sua consistenza. Qui andiamo veramente in un'altra categoria. Ma la mia impressione è che sia più masticoso. L'impressione è giusta, perché si è leggermente asciugato perdendo una parte della sua umidità, ne consegue una consistenza più compatta. Io ho utilizzato il termine masticoso per dire che ha una maggiore consistenza, per alcuni versi assomiglia alla carne e non rimanda certo al pesce che siamo abituati ad averlo in bocca più tenero. Massimo mi stava spiegando che è proprio dovuto al fatto che ha frollato e ha questo texture più carnoso. Ragazzi, come nei ristoranti carnivori seri, la fiorentina ve la portano prima cruda e poi, ragazzi, in cottura. Alzala un po', piena un po' per l'ossetto. Dai, vabbè. E anche il sumidollo usiamo, Giro a giro. Buttato. Vado.
È la fiorentina che ci mangiamo noi, non metto i guanti apposta, ma volevo farvi vedere la consistenza. Bella tenace, c'è un bel texture, un texture interessante, un texture, ragazzi, che rimanda alla nobiltà dell'animale. Ragazzi, ho tantissime aspettative su questa fiorentina di tonno che ha frullato 21 giorni. È arrivata la fiorentina di tonno, d'accordo? Tecnicamente non è una fiorentina, però passateci la forzatura, ok? Massimo ha deciso di chiamarla così perché vuole replicare l'idea del bisteccone e guardate che cosa vi arriva al piatto. Prendo un pezzetto di questa fiorentina di tonno, che bella la cottura al sangue, che meraviglia! L'odore è pazzesco, rimandasi al tonno, assaggiamo. Per texture, raffinatezza, palatabilità, questa fiorentina di tonno spazza via l'idea stessa che avete di fiorentina di tonno. La frullatura di 3 settimane si sente tutta, ti rimane delicata e persistente al palato, è un'esperienza oggettivamente e realisticamente, ragazzi, unica, che non è paragonabile al concetto di pesce fresco, di bistecca, di tonno fresca che noi abbiamo. Siamo proprio su un altro pianeta, siamo su un'altra dimensione. Bene ragazzi, la mia esperienza al 19 si conclude qua. Aver mangiato questo pesce frullato è stato, fatemelo dire, una grande ficata. Ok, ho assaggiato delle robe strepitose, ma d'altronde le avete viste. Allora, io già lo so che in molti di voi cominceranno a dire ma il pesce è guasto, ma il pesce dopo 3 giorni va male, ma il pesce dopo 4 giorni puzza. Allora, per togliere tutti questi equivoci e praticamente spegnere sul nascere tutte queste vostre preoccupazioni, Massimo mi ha dato questo. Dice, cos'è questo? Questo, ragazzi, è il sunto di decine e decine e decine e decine di analisi che un centro di analisi, un laboratorio di analisi insieme alla regione Lombardia hanno fatto per certificare che il pesce che mangiate qua è un pesce edibile al 100%. Il video si conclude qua, è stato un grande piacere, mi sono divertito molto, l'indirizzo del 19 oramai lo conoscete, venite a trovare Massimo, scofanatevi dei pesce, alla prossima, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!